Déjà vu. Un déjà vu. Ma come non introdurre Paris con un déjà vu? Magari fare un déjà vu, perché ci manca, Parigi ci manca, ma in questo caso sentiremo meno la mancanza di Parigi perché abbiamo il nostro inviato. Buongiorno, Johnny Cronaca. Ma buongiorno a tutto il mondo, come state? Stiamo bene, sentiamo proprio il sottofondo parigino, non sentiamo niente, sentiamo solo te. Ma infatti sono solo, e questa è la verità, sono tutti chiusi in casa. Ah, ma dai, paura. Ma veramente? Beh sì, qui diciamo che Omicron, come la chiamano qui con l'accento sulla O, fa paura come in Italia, quindi sono tutti chiusi. Ah, ok. Ma, quindi anche teatri, concerti... Diciamo che con questo Green Pass si può fare, ma... Non ce va nessuno. Iniziano a capire che è pericoloso, sì, dopo che hanno fatto un po' i libertini a Natale, adesso si stanno un po' spaventando. Allora, parliamo di cose insomma, che ci rasserenano un po', ci fanno sperare di poterci levare al più presto le mascherine. Esatto, perché parliamo di cose diverse dal tema di... Montagnier, che cosa pensi di Montagnier? Beh, quindi qual è il tema? Il profumo, fatemi capire. Profumo, bravo. Il profumo. Allora. Il profumo, stavi dire le parfum, questo le parfum, volete dire. Le parfum pour homme et pour la femme. No, per la femme. Ma guardate, io posso raccontarvi qualche storia di vita vissuta, ma credo che per parlare di parfum in Francia bisogna un po' risalire a qualche anno fa. Sì. Non so se sapevate che Luigi XIV si fece solo 2 bagni in vita sua. Ah sì? Sì, perché all'epoca l'acqua era veicolo di malattia, c'era la paura della peste, quindi c'è veramente un prima e un dopo. Dico io che ho idee molto regali. Eh? È vero, guarda, se Perrotta secondo me è allineato con Louis XIV. Ma vi dirò di più, cioè, non so se conoscete il libro e anche poi il film Profumo. Sì. Che parla di Francia, ecco, l'autore dice che al tempo in cui parliamo a Parigi regnava un puzzo a stento immaginabile per noi moderni. Il contadino puzzava come il prete, l'apprendista come la moglie del maestro, puzzava tutta la nobiltà, perfino il re puzzava come un animale feroce e la regina come una vecchia capra. Mamma mia! Diciamo, e qua c'è andato anche sul sottile, tu immaginati che sarà stato gentile nell'esprimere. Ma ecco perché hanno inventato i profumi, per coprire. Esattamente, quindi Valentina arriva proprio al punto, il parfum nasce proprio per coprire l'olezzo in Francia, per coprire gli odori, assolutamente. Ma... A Roma sarebbe daglie de profumo proprio, cioè daglie de gas, In Abruzzo sarebbe a vota mazza. A vota mazza. Ci piace questa partnership. Aspetta. Parigi-Abruzzo. Piccola promotion, l'Abruzzo è sempre con noi, anche a Parigi. Assolutamente. Allora, sono interessantissime queste notizie che ci dai, Johnny. Beh, quindi come si sono evoluti i francesi dal 1500, dal 1600 fino ad oggi? In base a questa cosa del profumo. Cioè, mo se lavano i francesi, i parigini. Ma guarda, in realtà anche qui in questa evoluzione c'entra l'Italia, perché successe che un certo Colbert, che era un politico, un economista, vide che a Savona, la città ligure, andava a bomba questo mercato del sapone. Quindi disse al re, perché non spingiamo anche noi questo business che va così bene in Europa, in Italia? E quindi loro introdussero il Savon. E dissero, ma la fabbrica dove la facciamo? E decisero di metterla a Marsiglia. E da lì il savon de Marseille, il sapone di Marsiglia. Ma no! Sì, ci piace. Questa cosa, queste note, queste fragranze, ci piacciono. Fragranze, con che cosa hai fatto colazione stamattina? Dai! A me mi ha fatto fare colazione con questo, guarda. L'acqua! Questa. Acqua e basta! Sì! Perché oggi a pranzo andiamo a mangiare carne. Gli ho fatto un piccolo digiuno, dai, sai, va bene, no? Per chi è... No? Allora, io sono stato un po' salutista e un po' meno perché ho preso un po' di marmellata, chiaramente, delle fette biscottate, che qui si chiamano biscotte, non si sa perché l'origine, biscotte.
Però, siccome ci hanno regalato dei cioccolatini di un cioccolataio parigino, ho aggiunto due o tre cioccolatini. Buono, bravo. Bravo, bravo. Senti, no, continua a parlare di profumi, perché io mi ricordo, cioè, non sono stata tante volte a Parigi, però quando ci sono stata c'è questo profumo, queste fragranze che si diffondono per le vie, ma pure di roba da mangiare, soprattutto di cipolla, vero? Allora, diciamo che per le strade il profumo più forte è quello del pane delle boulangerie, insomma, Sì, le sì. baguette le spingono a pressione, però è vero che nei ristorantini, essendo comunque una città molto multiculturale, trovi sia libanesi, indiani, cinesi, e la cipolla è un minimo comune denominatore, quindi si sente anche un po' di cipolla, Tutte assolutamente. queste quiche. Tu sei un amante dei profumi, cioè conosci i profumi, sei un buon naso? Allora, devo dire la verità, nonostante io abbia un buon profilo, non ho Buona. questa delicatesse per distinguere i profumi. Weekendone dei Perrollas, torniamo in collegamento con Parigi, 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 stiamo parlando di profumi, Parigi, mon abbiamo amour. fatto un'incursione nella storia del profumo, che poi non è tanto il profumo ma quanto un odore, nella storia dei francesi, con Johnny Cronaca che è eccezionalmente il nostro inviato. Ciao di nuovo, Da buongiorno. quale arrondissement ci stai chiamando? Allora, te lo dico in francese e mi devi dire in italiano cosa vuol dire. Sì. Il Il 16e. sedicesimo? Esatto, bravissimo Ok, Federico. bene, qualcosa. Me lo ricordo del liceo linguistico, qualche Ah, io reminiscenza. so dire solo rien ne va plus. Sì. Faites bouger, messieurs. No, la cosa che mi piace è condividiamo questa cosa che non comprendiamo minimamente i profumi. Anche Valentina mi porta sempre a amore, senti questo. Ma questa come mi sta? No, ma devi aspettare 3 minuti. Niente, per me è zero, lo zero Beh, assoluto. il profumo ha tutta una cultura, bisogna essere educati al profumo, perché insomma ci sono le note di testa, le note di coda, insomma è tutto un percorso che bisogna saper fare, c'è chi è più portato, c'è chi no. Tu Johnny ci stavi facendo vedere prima che si interrompesse il collegamento per coloro che ammirano il canale sul canale 115 del Digitale Terrestre, il tuo profilo. Sì, esattamente. Scusate, penso che i miei vicini di casa, siccome hanno sentito che parlavamo di loro, dei francesi, hanno staccato la connessione. Però in realtà sì, diciamo che io e Federico credo che siamo degli uomini del Cinquecento, che erano con delle donne che si lavavano mediamente ogni 4 mesi. Questa è la statistica secondo l'epoca. Allora, è una cosa che sta Quindi, tornando ad Hollywood, ve lo dico, eh. Ci sono star di Hollywood che non si lavano. ma quello è per un altro motivo, perché non possono uscire, perché sono fotografate, o No, magari no, no, perché no, non no, fanno no, no, film. perché si dice che comunque lavarsi troppo, vabbè, questo è vero, però c'è sempre una misura da Sì. tenere, che lavarsi troppo danneggia la pelle, danneggia l'epidermide. Normalmente l'acqua è Certo. molto aggressiva, pensa all'acqua di Roma, Io mi te lavi con ricordo ammoniaca e un calcare. lavaggio che mi ha fatto veramente male, è stato quando sono tornato da Londra, Johnny, avevo 16 anni, mi sono fatto un tatuaggio. E mio padre sotto la doccia dice: chi è questo? Ma papà, mi sono fatto un tatuaggio. Zanava? E provava a così a Grattarlo via. grattare via. E Ha cercava di. voglia il sapone di Marsiglia là. Esatto, cercava di dare. Non se ne va. Mi ha dato certe botte. Quello me lo ricordo perché fa male. Lavarsi fa male. In quel caso ho fatto molto, molto No, però male. ricordiamo questa cosa che abbiamo anticipato prima, molto carina, che sapone di Marsiglia appunto deriva in realtà da una intuizione di affari, di business, no? Perché c'era questo sapone. Esattamente, perché loro avevano visto che a Savona questo mercato del sapone andava benissimo ed è stata un'intuizione puramente di business e non di gusto, Allora diciamo, di scusa, profumi odore. improvvisiamo Johnny, improvvisiamo questo imprenditore che torna dal re e che gli dice questa cosa, come gliel'avrebbe detto? Le Rois, bonjour, écoute, je pense que j'ai une idée Geniale. géniale. Le Savon, en Italie, ça marche très bien. Pourquoi pas? Ici, on va vendre un peu. Pourquoi pas? E il re cosa ha risposto? Faites quello che voi volete. Faites bouger, pourquoi pas? Pourquoi pas ou faites Pourquoi pas? votre jeu? Bello, 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 ci Jouer, piace. quoi, Quindi il vabbè. sapore di Marsiglia in realtà sì, che noi lo cerchiamo adesso come simbolo di naturalezza del sapone, no? Il sapone originario adesso è diventato per antonomasia appunto il sapone quello più grezzo, quello più Ma però meno sentito che si chiama il raffinato. savon, giusto? Il Savon. savon.
Il Savon, le Savon. Le sì, sì, beh, sì, perché si chiama in francese. Io lo chiamo il sapone. No, di Savon perché da Savona, giusto? Sì. Ah! Non l'avevi capito? No, non l'avevo capito. Buongiorno Valentina Olla! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Eppure era stato chiarissimo. Però l'ho candidamente ammesso, pensavo semplicemente a una coincidenza. Senti, allora invece tornando alla vita parigina, no? Questi odori del 1500... Sono rimasti. Sono rimasti oppure no? Allora, qualcosa si sente ancora, ma quello che però è rimasto è un po' il culto del lavarsi alternativamente, insomma. Io stesso devo dire che noi italiani forse siamo anche un po' troppo maniaci per la pulizia, però qui ecco, forse qualche strigliata anglosavon in più farebbe bene. E attenzione che dopo questa cosa potrebbe risaltare il collegamento, perché i tuoi vicini potrebbero dire. Allora, prima che risalti il collegamento, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di questi preziosi minuti che ci regali da Parigi, e quindi continuiamo questo rapporto alla prossima settimana. Al volo, solo una cosa. Cosa ci sarebbe da vedere a Parigi che non è nell'itinerario turistico più popolare? Una cosa che Il Museo del Profumo Fragonard, che sarebbe un'ottima tappa che pochi visitano, che è molto carino. Ci veniamo al più presto. Una fragonata di saluti, un abbraccio, Pierpaolo. Ciao.